Grazie Davide, buongiorno a tutti. Anche oggi ci occupiamo dei nostri animali. Lo facciamo in modo competente grazie al presidente dell'associazione ASTA. ASTA vuol dire Associazione Salute e Tutela degli Animali, giusto Susanna Celsi? Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. E siamo qui col nostro Spillo. Ciao Spillo, allora Spillo oggi si farà un viaggetto insieme a te e parliamo proprio di questo, di come farli viaggiare, di quello che ci serve. Intanto cosa fare prima di organizzare il viaggio? Innanzitutto una visita dal nostro veterinario di fiducia. Il cane ha bisogno di avere le sue vaccinazioni e di fare una visita di controllo per viaggiare tranquillamente e non avere problemi durante la vacanza. Ok, diciamo che siamo pronti per il viaggio. Cosa ci serve durante il viaggio? Innanzitutto prepariamo la valigia per il nostro cane. Con la Spillo. Le cose essenziali sono quelle che noi abbiamo a casa, quindi le sue ciotoline. Quindi acqua e cibo. Eccole. La sua copertina, vero Spillo, a cui è molto legato perché è come la copertina di Snoopy. I suoi giochi preferiti. Certo. E poi una provvista di cibo. Allora, poi ovviamente un biscottino premio. E chiaramente portatevi sempre dell'acqua fresca e delle salviette per disinfettarli durante il viaggio e una buona traversina per renderli per rendere proprio tutto il viaggio più comodo. Più confortevole. Allora, adesso è il momento di far entrare Spillo nel suo trasportino. Come già, fare? Perché per alcuni non è così semplice. Assolutamente no. Noi abbiamo cani anche grandi come Spillo, 14 anni, chiaramente sono abituati a stare con noi in casa, fanno tutto quello che vogliamo, però il trasportino è un attimo, un momento drammatico. Perché spesso poi il trasportino nasconde anche la visita del veterinario. Esatto, o comunque un trasporto di cui loro ignorano cosa devono fare. Allora, chiaramente loro hanno dei piccoli premetti a cui sono affezionati e questo serve a loro a capire, ecco lo Spillo buonissimo, buonissimo. Il trasportino deve avere una comoda ciotola che può essere riempita d'acqua durante il viaggio in caso di necessità. Okay. Io consiglio sempre di usare la copertina di Spillo che usa dentro la sua casa comodamente, a cui è molto affezionato. Giusto. Vero Spillo? Vuoi anche il giochino di Spillo? Ma sì, e aggiungiamo un giochino, perché no? È tuo questo, eh? Che ha i suoi odori, quindi lui riconosce. Non tutti i cani entrano facilmente, quindi bisogna incentivarli con un bocconcino a loro gradito. Ecco qua. E soprattutto fare tutto questo con molta tranquillità, perché i nostri cani non devono percepire una situazione di disagio. Se non vogliono entrare spontaneamente, basta accompagnare dolcemente, senza ovviamente dargli fastidio con la porticina. Eccolo qui, adesso Spillo sta mangiando, facendo un piccolo spuntino per integrarsi e stare al meglio, come se fosse il suo ambiente tranquillo domestico. Chiaramente se abbiamo un cane che sappiamo soffre magari di mal d'auto, facciamo delle soste in più? Assolutamente, come le facciamo noi di solito per un bel caffè, il cane fa la sosta con noi, si fa la sua passeggiata, può fare i suoi bisogni tranquillamente e così prenderà un ritmo tranquillo per il suo viaggio senza nessun problema. Farlo anche per piccoli spostamenti è un'ottima cosa per i nostri amici a quattro zampe, perché li abituiamo nel tempo e quindi soffriranno sempre di meno. Una volta finita la sosta, rimettiamo il nostro cagnolino dentro il trasportino? È obbligatorio? Assolutamente sì. O la macchina deve avere una predisposizione dietro al portabagagli per un cane di taglia grande, oppure il trasportino è sempre obbligatorio perché i nostri amici a quattro zampe non possono viaggiare liberi in auto. Beh, per la loro, mai. Per la loro e per la nostra sicurezza. Assolutamente, per tutti noi, ma anche per farli stare in tranquillità. Grazie Susanna, davvero. Grazie. Allora, buon viaggio a te, a Spillo. Ciao Spillo, mandaci una cartolina, Buon adesso viaggio. Noi ti aspettiamo la prossima settimana per tutti i tuoi consigli. E adesso la linea va a Davide.